che stiamo salvando, probabilmente la stima è che non la incontriamo mai. Ad esempio, se quella che abbiamo finora scoperto come la miglior tecnica microscopica, cioè la nostra tecnica è più capace di farci guardare il microscopio, è questa degli acceleratori, quindi prendere le particelle, costruire questi grandi anelli, farli andare molto veloce e farli collidere, con quella tecnica, è proprio un ragionamento che non richiede grandi assunzioni, con quella tecnica, per raggiungere la precisione della scala di Planck, bisognerebbe costruire un acceleratore almeno tutto attorno alla nostra galassia. È vero che abbiamo migliorato di un ordine di grandezza di 10 anni, però non è prevedibile che nei prossimi 150 anni noi siamo in grado di costruire un acceleratore attorno a tutta la nostra galassia. Già ora siamo a 27 km, quindi fra poco sarà attorno a tutta la Terra. Solo per guadagnare un altro paio di ordini di grandezza dobbiamo farlo attorno a tutta la Terra. Cosa fare? Quindi questa era poi ancora... Gianni forse mi dà più credito, io sono assolutamente non filosofo, però è chiaro che su questa frontiera dove vivo c'è un punto di incontro tra la scienza e la filosofia, a me non ci si guarda in cagnesco dai due lati della frontiera, ben vicino però. Cioè, quello, secondo me è il momento dove spunge finalmente il sangue della fisica e filosofia, perché siamo così vicini da poterci colpire. Perché quindi cosa fare? Abbiamo le domande, io non ve l'ho potuto spiegare in tanto, abbiamo le domande, a questa scala di Planck ci sono cose che vogliamo sapere, cose che ci dicono di nuovo di più dello spazio e del tempo che viviamo. Le domande ci sono, per avere le risposte ci vorrebbe forse un microscopio un milione di miliardi di volte più potente di quello che abbiamo, che non solo non costruiremo in questo secolo, ma sembra impossibile che mai l'uomo costruirà. Cosa fare? Quindi un'opzione è semplicemente rinunciare, dichiarare sconfitta, diciamo, attrezzare. Questa è una, diciamo, io presenterò due opzioni nobili e una ignobile. Una nobile è dire: ma l'essere umano non è detto che debba poter avere accesso alle risposte a tutte le sue domande. Questa è molto nobile, forse questa è la più nobile, non lo fa per me, ma la più nobile. Forse queste domande che esistono, sono tangibili, l'uomo non avrà mai la possibilità di investigare. C'è la risposta ignobile. La risposta ignobile è dire la carta. Cioè, la risposta ignobile è dire, beh, visto che la prova sperimentale non ci sarà mai, ci costruiamo noi la risposta. Okay. E ce la costruiremo perché siamo veramente meravigliosi, sappiamo cos'è bello, sappiamo tutto, siamo fenomenali, non c'è bisogno di aggiunte allo Zingarelli per descriverci, e quindi sapremo qual è la teoria giusta anche senza l'aiuto della sperimentale. Io questa frase me la riferisco, ma nemmeno la capisco. Cioè, la frase sapremo qual è la teoria giusta senza aiuto della sperimentale, vi giuro che io non la capisco. Cioè, cosa vorrebbe dire questa cosa? Se io sono il docente oggi, ho la libertà di qualificare questa cosa come ignota, non degna di essere vissuta. C'è una terza strada, meno nobile ma davvero coraggiosa, ed è nobile ma meno della prima, dell'accettare i propri limiti, è: noi ci proviamo essenzialmente, cioè non gli argomenti che suggeriscono, io vi ho solo, alla fine di nuovo la logica va bene inquadrata, io vi ho solo spiegato che se il modo per scoprire cose microscopiche, il modo migliore è quello che finora abbiamo scoperto, che è così, questi acceleratori, è davvero improbabile che mai l'uomo ne avrà una cosa. Ma questo dimostra che non possiamo avere accesso alla scala di Planck. Non possiamo rimboccarci le maniche e cercare un altro modo di guardare il microscopio. Non possiamo magari fallire per sempre, ma provare per sempre. È un altro modo di vivere questa cosa. E questa è la strada. Si può sempre pensare di cambiare il paradigma. Si deve cercare, ed è la cosa più divertente. Diciamo, tra l'altro forse un esito abbastanza felice è quello in cui noi continuiamo a provare, senza mai riuscirci, ma diciamo, never give up, è scritto never give up, don't give up.
on the scientific method. Diciamo, qua stiamo confrontando una scelta ignobile, che è l'abbandono del metodo scientifico, e una scelta nobile, che però è anche di abbandono del metodo scientifico, perché se noi ci arrendiamo a non studiare queste domande col metodo scientifico, diciamo, sono fuori dalla nostra portata. Abbiamo davvero cambiato il ruolo del metodo scientifico nella storia dell'uomo. Diciamo, lì non va. L'unico modo per seguire il dettato del metodo scientifico è quello che vi propongo. Ma è una sfida che probabilmente perderemo, ma ci stiamo provando. Andiamo avanti, non vi ricordo nemmeno la prossima tema. Allora, la prossima vi ricordava, no, questa idea, poi questa idea, la chiamo idea tra virgolette, questa cosa di dire che noi sapremo la teoria della teoria è giusta perché senza i dati sperimentali, non so quale altro coso. Una delle richieste è che di nuovo noi sappiamo cos'è bello. No? Infatti ci sono molti fisici che scrivono sulla bellezza delle leggi della fisica, molti pagati come fisici, e poi morti. E vi ricordo, diciamo, che quindi se noi siamo così bravi sulla bellezza, se i microscopi più potenti del tempo sono stati quelli di Galileo, cioè se i microscopi più potenti accessibili all'uomo fossero stati quelli dei tempi di Galileo, che poteva capitare, lui ha detto benissimo che allora poteva capitare, come faceva Galileo, non avendo accesso sperimentale a questa, a inventarsi l'idea che questa doveva essere quella giusta perché era più bella, invece della sua che era fatta così? Questo, diciamo, è il tipo di visione, di presunzione su quello che l'uomo è capace di fare, che guida tutta questa questione della teoria del tutto. Anche il concetto di teoria del tutto, di nuovo, è una stringa di parole che posso dire, ma se mi chiedete cosa vuol dire, ma se lo chiedete a chiunque, nessuno, questo è un teorema di logica, se a tutti quelli che vi hanno parlato di teoria del tutto voi aveste chiesto cos'è una teoria del tutto, teorema, non vi potevano rispondere, perché una cosa che non ha senso non si può descrivere. Quindi fatelo la prossima volta, non vi fate parlare di tutto. Questo è un teorema, quindi fatelo la prova. La prossima volta uno dice del tutto, ma cosa vuol dire teoria del tutto? E quello sta zitto, è sicuro, o si arrampica, diciamo, ma non risponderà, è un teorema di logica molto semplice. Quindi noi cerchiamo invece la teoria di nuovo, come al solito una scienza, qui si tratta di cercare la teoria di qualcosa, questo lo ricordavi prima, e non stiamo cercando la teoria del tutto, semplicemente perché non sappiamo cosa potrebbe essere la teoria del tutto, noi cerchiamo altre cose, cerchiamo di incontrare altre cose, smascherare qualche altra inferenza ingannevole, mai tutte, ok? Cosa potrebbe mai voler dire che abbiamo smascherato tutte le inferenze ingannevole? E vorremmo beccare un'altra, una sola, sarebbe già fantastico. Andiamo avanti. E come c'entra Einstein? Perché poi tutti questi avvocati della teoria del tutto si fanno scudo con Einstein in maniera abbastanza indegna, e io provo a fare, lo faccio pure io. Allora, però penso in maniera un po' più degna, solo nel senso che faccio riferimento all'Einstein fenomenologo, a uno dei papers, uno degli articoli del 1905. Einstein nel 1905 ha scritto tre articoli che valevano tutti e tre un premio Nobel, lui ne ha fatto un quarto. Sei articoli del 1915-1916 che valevano un altro Nobel. Quello che di cui meno si parla è quello del moto browniano. Einstein ha contribuito in maniera decisiva a una cosa che attualmente sembra ovvia a tutti noi, ma in quei momenti era dibattuta. Cioè, la natura ha struttura atomica. L'acqua, ad esempio, all'inizio, fino al 1905, l'acqua era percepita da molti come un fluido esatto, come un vero fluido, non composto da quello che ora sappiamo che sono molecole di acqua, no? Perché era percepita come un fluido? Perché non avevamo microscopi potenti abbastanza da vedere le palline dentro l'acqua, diciamo. Si vedeva solo, se si guarda, è come un secchio pieno di sabbia, se si guarda con poca risoluzione sembra che nel secchio ci sia qualcosa di fluido. Se guardate da lontano un secchio pieno di sabbia, avete l'impressione che contenga un fluido. Poi avvicinandovi a un certo punto cominciate ad avere la risoluzione per distinguere che questo apparente fluido in realtà è composto da tanti piccoli granelli discreti di sabbia. Ora, come ha fatto Einstein a contribuire alla comprensione del fatto che l'acqua e tutte le altre sostanze hanno struttura atomica e non genuinamente fluida? Non aveva il microscopio sufficiente a vederlo. E questo è il caso del moto browniano. Cos'è il moto browniano? Se sospendete un granello di polline
sull'acqua, lo fate da fisico, quindi con grande precisione, l'acqua è ferma, rilasciate il granello fermo, lo lasciate lì, lo vedete, sta fermo, ve ne andate, lo lasciate lì, nella stanza, diciamo, privata, dello studiolo che avete per fare questo, tornate dopo un po', se l'avete lasciato al centro, ad esempio, del vaso, con l'acqua, tutto fermo, trovate il granello si è spostato, cioè, chi l'ha mosso? Perché un corpo fermo in un fluido esatto non è sollecitato in nessun modo a muoversi in una direzione. Come fa? Questa esperienza la potete fare davvero da soli, non è una cosa complicata. Bisogna farlo da scienziati, quindi diciamo, assicurarsi di depositare il granello di polline nella massima rete a due accessibile rispetto all'acqua, tenere la bocca. Ora, se si studia il comportamento di questi granelli di polline che si spostano, si può vedere che la legge con cui si spostano nel tempo è proprio quella che verrebbe fuori se un oggetto grande, il granello di polline in realtà è un oggetto gigantesco rispetto alle molecole d'acqua, è molto grande rispetto alle molecole d'acqua. Cosa succede? Se è un fluido esatto resterebbe fermo, ma se invece l'acqua è una specie quasi come un gas di molecole d'acqua, in realtà stare all'acqua è un po' come ricevere continui calcetti da questi, infatti è così, stare all'acqua è come ricevere continui calcetti dalle molecole dell'acqua. Più o meno si resta fermi perché i calcetti sono a casaccio, però in realtà c'è una legge matematica molto precisa che dice che più o meno resti fermo, ma se si aspetta un po' di tempo, con una legge che è completamente casuale, ma ti allontani da dove stai, finisci in periferia. Einstein fa la deduzione, la legge di allontanamento casuale dal centro dove l'avete lasciato, appunto dove l'avete lasciato il granello di polline, è esattamente quella che governa le collisioni tra corpi più piccoli e più grandi, bla bla. Quindi Einstein inventa un tipo di microscopio. Notate, è un microscopio questo. Un microscopio dove si combina l'osservazione alla logica e si guarda a scale più piccole di quelle a cui si ha diretto accesso sperimentale. Perché questa parte dei quattro magnifici articoli di Einstein è particolarmente importante per me. Ora, qual è una delle cose che potrebbero succedere alla scala di Planck? Torniamo al punto precedente che facevo prima, che appunto, ora parlavo di punti dello spazio-tempo e ho provato a suggerire con una sola diapositiva il fatto che sia relatività e gravità che dal lato della meccanica quantistica il concetto di punto dello spazio-tempo ha un ruolo legittimo in ciascuna teoria, ma quando le mettiamo insieme non c'è più dato di immaginare una procedura operativa che dia senso a quel punto di spazio-tempo. Cosa ci porta a, dal punto di vista matematico, quali sono i modelli che descrivono questo? Sono modelli in cui poi la propagazione di particelle ha delle componenti aggiuntive che noi finora non abbiamo osservato perché sarebbero effetti molto piccoli governati da questa scala di Planck di 10 alla 35 metri, ma la deduzione che facciamo è che se potessimo osservare il moto di una particella sarebbe un moto che in prima descrizione è bello dritto, okay? Però se andassimo a guardare con più finezza avrebbe una certa fuzziness, si dice in inglese, cioè avrebbe un essere non proprio dritto per dritto. Quindi un po' le cose del moto browniano. Di nuovo, quando ci sono queste leggi in cui c'è un comportamento dominante e forte e poi c'è un comportamento subdominante, debole, l'unica speranza di vedere l'effetto più piccolo è se si accumula nel tempo, come nel caso del moto browniano. La cosa interessante è che alcune di queste teorie che stiamo costruendo, provando a seguire meglio che possiamo l'input che ci danno le osservazioni attualmente disponibili, si verifica proprio questo, cioè la legge di correlazione delle particelle su tempi molto brevi di osservazione sarebbe davvero indistinguibile da quella standard, ma su tempi lunghi, vediamo cosa c'ho alla prossima, ecco qui questa mi va bene, su tempi sufficientemente lunghi potrebbe dare traccia del fatto che lo spazio-tempo non è liscio, non so come dare questa idea di fuzziness
l'idea che ci va vicino è questa che si è usata in un documentario della BBC. Cioè, se voi prendete una macchinina piccola, questa è una macchinina radiocomandata, l'hanno messo su una strada non ben asfaltata, no? Con piccoli sassolini, no? Ecco, questo è un po' un qualcosa che descrive come ci immaginiamo che, avendo la possibilità di avere molta precisione nell'osservazione, la propagazione della particella, sarebbe un po' propagarsi come una macchinina con le ruote piccole. Capite che se la macchina ha le ruote grandi, quei piccoli sassolini, no? Che vengono lasciati quando non viene ben asfaltata la strada, non gli danno gran fastidio, non lasciano molta traccia. Devi avere una macchina piccola, la macchinina della comandata piccola sballottola tutta quanta mentre viaggia sulla strada mal asfaltata. E la cosa si rende particolarmente osservabile se viaggia per un lungo tratto. Se tu potete farlo anche voi l'esperimento che ho proposto io, prendo il posto io, lo potete fare voi su una strada diversa. Prendete 5 macchine telecomandate identiche, le fate andare sulla stessa strada un po' piena di sassolini, le fate andare secondo voi alla stessa velocità, noterete che arrivano con tempi diversi. Una arriva un po' prima, una ci mette un po' di più, una un po' di meno. Se invece allisciate perfettamente la strada, stessa accelerazione, stessa macchinina, arrivano tutti nello stesso tempo. Non so se mi spiego. È chiaro questo esperimento che potete fare, 5 macchine uguali, per andare con la stessa, provate a impartire la stessa accelerazione, se la strada è davvero liscia, ci mettono tutte allo stesso tempo. Ma se la strada è piena di sassolini messi in maniera casuale, ognuna delle macchine avrà un'esperienza diversa del percorso e finiranno a metterci dei tempi diversi per arrivare. Questo è l'esperimento, uno degli esperimenti, vediamo, forse non ce l'ho, però diciamo, la natura è incredibile, generosamente, che strano se funzionasse, perché ci mette giusto nelle condizioni di fare questa cosa. In realtà, per far gli effetti che a cui stiamo pensando sono così piccoli che, per diventare effetti che creano dei ritardi o degli anticipi nei tempi di viaggio dell'ordine di frazioni di secondo, per tutto sommato è quello che possiamo misurare, dovremmo avere tempi di viaggio dell'ordine dei miliardi di anni, cioè praticamente tempi comparabili a tutta la vita dell'universo. Di sicuro sulla Terra non lo possiamo fare, veramente una gara tra due particelle che duri un miliardo di anni sulla Terra non si può fare, anche perché bisognerebbe dare le consegne al prossimo cronologista, al prossimo cronologista. Alla prossima Terra. Eh? Alla prossima Terra. Prossimo universo. Ora, quindi sulla Terra non lo possiamo fare. Dobbiamo fare i parassiti, deve essere la natura a prepararci la gara, noi possiamo solo beneficiarne. È chiaro, no? Non possiamo mandare uno di noi un miliardo di anni fa a mandarci il segnale che ci fa comodo per fare questa analisi. Quindi possiamo solo fare i parassiti, cioè deve essere l'universo che ci regala l'opportunità di fare questo studio. La cosa eccezionale è che l'universo una mano sembra darcela per fare questa cosa. Lì, non so se la filosofia, forse la teologia si dovrebbe sbizzarrire su questa cosa, e poi guarda l'universo, l'opportunità c'era per fare questo studio. E ci sono delle, in astrofisica ci sono una piccola sottoclasse, una ridottissima sottoclasse di eventi astrofisici è proprio fatta così. Ci sono delle esplosioni a distanze dell'ordine di alcuni miliardi di anni da noi, esplosioni gigantesche che emettono, la cosa utile è che emettono quasi simultaneamente tantissime particelle. E noi, è come se quelle particelle poi facessero una gara, particelle essenzialmente identiche, fanno una gara che arriva prima al nostro telescopio, di fatto, una gara che dura alcuni miliardi di anni. Su alcuni miliardi di anni un effetto tipo questo, in alcuni dei modelli, e noi non sappiamo qual è il modello giusto, cosa bella è quello tutto. Modelli di spazio. Modelli per la propagazione dello spazio-tempo quantistico, come sarebbe uno spazio-tempo che non ha i punti come prima. Torna giusto che per un tempo di viaggio di alcuni miliardi di anni gli effetti potrebbero essere l'ordine del millisecondo, o anche un po' di più, che è un po' il limite della risoluzione temporale che questo tipo di analisi hanno. I nostri orologi hanno una risoluzione molto migliore, ma queste analisi vi risparmiano le complicazioni che riducono. Quindi di fatto c'è, diciamo, non so se fu interessante, questo è un caso, prima vi ho fatto parecchi esempi, dove la domanda aveva senso,
volendo ben separare il fatto che la domanda aveva senso e la risposta era no. Ora, qui la ricerca di opportunità per studiare effetti alla scala di Planck, questi ultimi 15 anni di ricerca di questa specie di underground che in cui mi sono cimentato io, ha stabilito che era falso che non possiamo avere informazioni sulla scala di Planck. Quindi la domanda era giusta, cioè c'è davvero accesso sperimentale alla scala di Planck. L'idea aveva senso. Ora però ci manca la seconda parte, perché avendo dimostrato che si può fare, noi non sappiamo ancora se lo faremo. È chiara questa differenza. Cioè, noi siamo allo stadio in cui, per me è una grande conquista, sarò ovviamente parte interessata, ma secondo me è una grande conquista che noi abbiamo stabilito che si può fare. Ovviamente ci manca un'altra conquista, che è farlo. E non è ovvio che lo faremo. Perché non è ovvio? Non è ovvio perché questa e ora ne abbiamo un po' di più, ma facciamo finta che abbiamo solo questa che ti ho raccontato. Questa è una misura che apre una finestra che tutti dicevano che era impossibile. Ma invece questa finestra davvero esiste, è una finestra che noi abbiamo sulla scala di Planck. Apriamo, non vediamo nulla. Richiudiamo e dovremmo aprire un'altra finestra. Cioè, sono due fasi. Primo devi dimostrare che puoi aprire finestre sul regime della fisica. Però potresti non vedere. Però apri e non trovi nulla di interessante. E quindi devi continuare a aprire. Noi così scopriamo le cose. Qui le finestre saranno molto poche. Non sappiamo nemmeno cosa cerchiamo. La situazione è veramente disastrosa. Quindi probabilmente la risposta è che nonostante tutto non faremo. Ciò nonostante io credo che sia un'importante conquista per l'uomo. Sapere che avevamo la capacità di aprire queste finestre. È un po' corollario, a me caro, ma corollario, il fatto che dietro a questi studi c'è anche la possibilità di una nuova evoluzione relativistica, ma questo magari è il tema per un'altra volta. Però diciamo, se avessi un po' tempo sarebbe un modo per farvi capire come poi quei due passi relativistici, quello italiano e quello castagnano, hanno anche un ruolo come per analogia, come ispirazione per alcune parti del lavoro su queste cose qui. Andiamo all'ultima slide, ecco, questa è per cominciare a sulla frontiera a scazzottarci un po', no? E un'altra cosa interessante, quindi secondo me la questione centrale è sempre quella dell'osservazione. Noi siamo poca cosa e l'unica cosa che forse nobile che riusciamo a fare è guardare. Avere scoperto che ci sono delle finestre da aprire sulla scala di Planck per me cambia la natura dell'essere umano. Ora, detto questo, c'è l'interessante corollario che potremmo scoprire, ma forse no, ma forse sì, una nuova evoluzione relativistica, questa concettuale sarebbe molto interessante. E dietro a questo c'è una cosa che pure rimando l'altra volta, che però voglio, la preoccupazione che voglio lanciare in chiusura, tutta questa ricerca, la vista concettuale, ci ha portato anche a fare una domanda che mi spiega come mai all'inizio ho dibattuto tanto sul fatto che ci poteva essere nell'Ottocento qualcuno che si chiedeva se davvero tutti condividiamo lo stesso tempo. Quello che faceva la risposta alla domanda pazza, poi scoperta se essere domanda ragionevole con risposta no. Ora questa ricerca ci ha portato a chiederci se condividiamo tutti lo stesso spazio-tempo, che attualmente questa è la nostra convenzione, siamo nello stesso spazio-tempo, solo che in realtà diversi osservatori hanno un peso diverso al tempo e allo spazio. Questa domanda, e questa è forse un'altra importante conquista, diciamo, dei temi di questi incontri che è stata fatta in questo decennio, questa domanda fino a poco tempo fa sarebbe stata probabilmente, proprio come nell'Ottocento, pure a tutto tempo, sarebbe stata descritta come una domanda stupida priva di senso. Tra alcuni fisici sarebbe stata descritta forse con magnanimità o con ingiuriosità come una domanda da filosofo. Abbiamo sicuramente compreso invece che questa domanda è una domanda che ha senso. Noi una parte, non tutti, c'è un gruppo di fisici che hanno compreso che questa domanda ha senso. Interessante, non sappiamo ancora se la risposta è sì o no. Cioè in realtà i dati sperimentali tuttora disponibili sono compatibili col fatto che tutti condividiamo lo stesso spazio-tempo.
ma questo ovviamente non prova, no? Altre osservazioni possono intervenire, ovviamente anche tutti i dati disponibili a Galilei erano compatibili col fatto che tutti abbiamo lo stesso tempo. Sono state osservazioni successive, allargando gli orizzonti della fisica, che ci hanno privato di quella inferenza di Galileo. Ora qui noi non sappiamo se c'è un'inferenza di Galileo, però abbiamo capito che c'è un'opportunità, cioè la domanda, condividiamo tutti lo stesso spazio-tempo, è la domanda che nel mio linguaggio ha senso. C'è una domanda che ammette risposta oggettiva, ovvero oggettiva significa sperimentale. Quindi questa cosa sarà investigata per sempre sperimentalmente. E questo vi lascio su questa. Allora, è molto tardi rispetto al nostro solito, però c'è spazio, credo, Anna, vero? Per domande. Io, scusate, volevo fare spezzare, c'è un'esigenza di carattere personale, siccome vedo molti studenti, mi sembra di capire, venerdì mattina qua ci sarà il primo incontro alle 10:30 della lettura collettiva di un nuovo libro di Frido Capra, no? Famoso autore austriaco, che 20 anni fa ha scritto un libro che è un best seller che si chiamava Il Tao della Fisica, 40 anni fa, 82, no, 72. E chi fosse interessato, un nuovo libro sarà presentato da Capra stesso e da un collega di Roma 3 al Maxi alla fine di maggio. E gli organizzatori avevano piacere che ci fossero anche degli studenti di filosofia o di fisica che magari leggendo il libro ponessero in quella sede delle domande. Quindi chi fosse interessato a questa cosa, e ho finito, si chiama Materia e Vita, una cosa del genere. È un libro sull'ecologia, sul mondo come sistema, però al momento su questa cosa perché altrimenti ci disperdiamo. Poi vi voglio ricordare anche che alla fine sempre di questo mese ci sarà l'ultima di questi nostri incontri con Massimo Piattelli Balfarini, che viene dall'Arizona per fare questa cosa anche, e che parlerà invece sull'origine del linguaggio umano. Bene, allora ci sono... E c'è il calendario là, mi pare, il martedì, l'ultimo martedì di maggio. Ci sono questioni, domande? Io intanto una piccola, cioè quando tu parli di evoluzione relativistica è perché tra le due teorie è più probabile che sia necessario aggiungere qualcosa o comunque diciamo far variare qualcosa sulla relatività e invece la meccanica quantistica diciamo non ha bisogno di evoluzione? No, poi... non intendevo fare questa assunzione. Diciamo che c'è una parte della comunità che lavora nell'ambito che assume che non sia necessaria un'evoluzione relativistica. In realtà uno a dividere bene gli ingredienti potrebbe, una cosa legittima sarebbe dire che ci sono ingredienti relativistici, ingredienti gravitazionali e ingredienti quantistici. L'ipotesi che ci debba essere, io vi ho dato ho discusso velocemente un esempio di evoluzione, cioè l'unico esempio che abbiamo di evoluzione relativistica, prima c'è la conquista di Galileo della idea che in materia possa essere relativistica, poi con Einstein scopriamo che è stato tormentato, diciamo, non ci si aspettava, però con Einstein scopriamo che non era una la possibilità relativistica, ne fa un'altra nella quale poi sorpresa la velocità della luce è la stessa per ogni osservatore e la simultaneità è relativa. È senz'altro un'ipotesi plausibile che la gravità quantistica possa portare ad una ulteriore evoluzione relativistica, un altro passo tipo quello, ma come al solito non è garantito, anzi nella mia comunità è un po' più popolare in questi ultimi anni, io ne sono stato un sostenitore, forse il primo sostenitore, ma sta diventando un po' più popolare, ma comunque diciamo è un'idea che si sta facendo spazio, diciamo inizialmente per qualche decennio si assumeva che il lato relativistico fosse solido
e che bisognava toccare quello gravitazionale e quello quantistico. No, un'altra sulla logica, diciamo, no? Quando cioè tu dici che giustamente noi abbiamo bisogno di dati sperimentali per decidere se una teoria è vera o no, però diciamo ci sono anche una serie di considerazioni logiche a priori, sicuramente la relatività Einstein l'ha fatta a priori, no? E poi l'ha confermata, e tra le altre l'aveva detto pure Aristotele, che la velocità infinita non poteva esistere, se non può esistere la velocità infinita non può esistere una somma di velocità, no? Per dire. Per cui ci sono dei passaggi logici che effettivamente bastano ogni tanto, non nella teoria quantistica secondo me, ma in tutta la fisica che non è quantistica, basta la logica mediamente per arrivare a qualcosa, che successo. Poi deve essere corroborata dalla dati sperimentali. Non è mai però successo quello che dice. Cioè, c'è sempre stato un intreccio tra dati sperimentali e teoria. Non è mai successo, ma è un teorema di logica, tra l'altro, non c'è bisogno della storia, però ti aiuto con la storia. Non è mai successo che l'uomo abbia capito qualcosa usando solo la logica, qualcosa diciamo di quello che interessa a me. Non è vero che Einstein sulla sua carta, diciamo, poteva stabilire che la velocità della luce sarebbe stata la stessa per tutti gli osservatori, mai. Lui poteva solo costruire matematica tale che lui ha messo come input il fatto sperimentale che stava venendo fuori in prima approssimazione, con la risoluzione poi limitata degli esperimenti allora, quanto, cioè, molto meno, ma tuttora limitata, che la velocità è la stessa, della luce è la stessa per tutti gli osservatori, ha trovato una matematica, in realtà l'ha trovata Poincaré. Poincaré non ha capito nulla di quello che sta, quello è bellissimo, Poincaré ha fatto provare a fare proprio quello che stai dicendo tu, invece di fare il fisico ha provato a fare una specie di ibrido tra fisico e filosofo, che Poincaré c'era tutta la matematica davanti. I francesi sono ancora arrabbiati, ma dovrebbero essere arrabbiati con lui, non con Einstein, dovrebbero essere arrabbiati con Poincaré. Non è mai successo una volta, diciamo, che non credo che si possa citare una sola conquista della scienza che è stata fatta su un foglio di carta. È chiaro che è tale un gioco di solito quando c'è abbondanza di dati, è tale un vai e vieni tra l'osservazione, ah, questo è strano, allora devo trovare una nuova matematica. Trovo la matematica nuova, mi fa pensare a un'altra misura, faccio la misura. Quindi si perde un po' la traccia di cosa viene prima o cosa viene dopo. Ma non è un caso di uovo e gallina. Cioè è proprio un caso dove i fatti poi stabiliscono gli esperimenti. Noi troviamo degli algoritmi matematici che ci guidano poi a inquadrare questi esperimenti e immaginarli di nuovo. Però l'anomalia di Mercurio nell'orbita viene dopo. Quella è un'esigenza intellettuale di Einstein di rendere. No, è precedente. Lui ha, come fatto sperimentale, precedente la maniera. Lui è ben consapevole di questa cosa. Lui ha un'esigenza, è molto complesso. Lui ha un'esigenza intellettuale analoga a quella che abbiamo noi adesso. Perché in realtà l'elettromagnetismo di Maxwell e la gravità di Newton, o se vuoi la meccanica di Galileo e Newton, non erano mutuamente compatibili. Quindi c'era una situazione tipo quella che ho provato a descrivere, il lato relativistico gravitazionale delle nostre attuali leggi e il modello standard non sono compatibili. Quindi questo ci spinge a cercare teorie che siano matematicamente coerenti. Noi non abbiamo una teoria matematicamente coerente. Lui era nella stessa situazione. Ora, il tentativo di trovare una teoria matematicamente coerente, date due di partenza che insieme non danno una matematica coerente, è una cosa che l'uomo può fare. Trova un candidato. E poi? No, quello è senz'altro un esercizio nobile e che ha avuto anche successo. L'esempio di Einstein è enorme, perché il periodo di Mercurio, che era l'unica osservazione che avrebbe potuto usare, lui l'ha usato pochissimo a quanto pare. L'ha usato. Però voglio dire, poi lui metteva insieme la sua teoria relativistica e la meccanica di Galileo Newton, arrivava alla teoria e poi ce la prendevamo. Cosa vuol dire ce la prendevamo? Non capisco cosa vuol dire. Non è che critico, non capisco cosa vuol dire. Einstein usciva, faceva quella teoria, nessuna misura la confermava e io me la prendevo. Non lo
so, ci vuole un sacerdote appunto. Però dico se la misura può essere fatta a posteriori, capito? No, senz'altro è un processo in cui l'ordine delle cose, però il punto d'arrivo non cambia mai, il punto d'arrivo è una misura. E poi l'ordine degli ingredienti può essere quanto mai complicato, e ci sono esempi, sicuramente quello di Einstein con la via generale è un esempio molto interessante, molto peculiare. A mio avviso può essere detto in maniera fuorviante, però è molto interessante come peculiare. C'era lui che voleva. Galileo inizia la scienza moderna, prima di lui si parlava di scienza, di filosofia della natura. E in qualche modo è un punto di cesura con un paradigma diverso da quello a cui noi siamo abituati adesso. Adesso tu pure hai fatto riferimento al fatto che questi processi di macchine acceleratrici che in un qualche modo potrebbero entro 150 anni darci teoricamente l'energia sufficiente per vedere questo mondo infinitamente piccolo, in realtà sta invece tendendo a un asintoto. Adesso la mia domanda è questa: potremmo semplicemente essere oggi in un mondo in cui, diciamo, il processo conoscitivo dell'età moderna stia raggiungendo il suo punto di non ritorno, quindi l'inizio magari di un nuovo paradigma conoscitivo? È una domanda interessante, che però proprio mi piace sostenere che non è questo che sostengo. No, tu non lo sostenevi, non lo so. Però è una cosa, quindi... diciamo, è interessante porsi questa domanda. Io mi colloco fermamente all'interno del paradigma che secondo me è esistenziale, cioè proprio il paradigma di cos'è l'uomo che nasce con il metodo scientifico di Galileo. Non accetto proprio di contemplare di uscire da quel paradigma. Ora, all'interno di quel paradigma, che è il grande paradigma, cioè sono gerarchie, quello è caratterizzante, diciamo, dell'uomo. All'interno di quel paradigma poi ci sono i paradigmi esplorativi di una certa stagione della fisica, sono come delle categorie più ristrette. Nell'Ottocento si faceva fisica fondamentale studiando il moto dei pianeti. Pensa adesso, quando io vado, ormai si fa solo a matematica, lo studio, diciamo, la matematica, mi fa ridere, nell'Ottocento uno come me avrebbe studiato il moto dei pianeti. La misura sul perimetro di Mercurio, di cui parlavamo prima, ha portato, è stata una misura, voi avete sentito parlare tanto della scoperta dell'X, questo ultimo periodo. Rispetto alla scoperta dell'X, la scoperta dell'anomalia del perigeo di Mercurio è almeno un milione di miliardi di volte più importante. E quella era la frontiera della fisica fondamentale all'interno di un paradigma esplorativo. Siamo sempre sotto il cappello sicuro, nobile, del paradigma in cui l'uomo è l'uomo galileano. Cioè, quella è una definizione di uomo per me, non è una questione di galileano. Noi siamo uomini, ma ce ne hanno tanti paradigmi. Per me c'ho un disagio a parlare del paradigma galileano. Per me c'è Neanderthal, poi c'è quell'altro che altri hanno studiato, no, bla bla bla, poi c'è l'uomo galileanis. Io sono uomo galileanis. Okay? Ora, all'interno dell'uomo galileano, invece, ci sono paradigmi esplorativi che abbiamo ben capito che hanno delle loro stagioni. È finito quello planetario. E pian piano poi c'è stata un'altra fase, che è stata quella, se volete, della frontiera atomica all'inizio del Novecento. Poi nella seconda parte del Novecento abbiamo avuto questa straordinaria trovata di fare gli acceleratori di particelle. È più in quel contesto che io colgo, cioè io confronto il paradigma degli acceleratori di particelle con i microscopi, non alla transizione tra Galileo e prima Galilei, io vedo più come una specie di evoluzione dell'uomo. Ma invece lo vedo in confronto con il ruolo che aveva l'osservazione dei pianeti nell'Ottocento, un paradigma esplorativo. Ma anche nelle cose che studia Carlo della filosofia, della fisica greca, oppure Alessandrina, pure là c'erano elementi di umanità galileiana in una certa misura. In una certa misura, però io sono galileo. Cioè, Sapiens viene solo nel 1700. No, l'uomo galileano. Non so come farla questa domanda, un po', perché
un po' forse sulla sua scia. Se invece la conoscenza fosse veramente strutturata sulla coscienza e noi chiudiamo, cioè l'osservatore impedisce che l'esperimento avvenga, come ha detto lei prima, cioè non andiamo da nessuna parte, quindi forse è giusto spostarsi dall'uomo galileiano e andare a cercare di scoprire che c'è qualcos'altro. Io penso che questa ipotesi è affascinante e legittima, io la rifiuto. Io proprio sono, diciamo, ognuno deve avere la sua sfida. Certo. Io ho scelto la mia, che è essere galileano ed essere nuovo galileano. Poi ci saranno altri, però io non vedo molto chiaramente. Però anche nell'ambito del tuo essere galileano, questi esperimenti che tu ipotizzi sono poi ripetibili? Questo è molto interessante ed è sicuramente perché vero. Anche già con allora, i buchi neri c'è un'evoluzione. Questa è tosta. Questa questo è un buon sinistro, diciamo, e direi che avete ragione, in un certo senso comunque c'è un'evoluzione, e il fatto che ora questa nuova frontiera della fisica, se sono corretti questi passi su cui ci siamo avventurati in questi ultimi 15 anni, va nella direzione in cui noi siamo parassiti, quindi noi abbiamo bisogno della collaborazione dell'universo. La ripetibilità dell'esperienza c'è ancora, ma c'è una natura nuova. È interessante, per esempio, c'è una osservazione di un'esplosione di un certo sistema astrofisico. Esattamente, che è arrivato un lampo giganti, italiano forse. Ma è un esempio interessante, proprio uno specifico gamma ray burst, che si è osservato nel maggio del 2009. Ok? E su questo gamma ray burst è stata costruita tantissimo, anch'io ci ho scritto lavori, ci ho fatto citazioni, ci ho fatto il fisico per fare carriera, però di nuovo no, però quella è robaccia, non ci facciamo di. Ma fa H però, index. Fa H index si deve fare, però è robaccia. Però invece la cosa seria è che io sto aspettando che gli arrivi un altro. Aspetta. Cavolo, non mi fate fare segni che poi proprio per una verità, però l'aspetto che lo poi arriva, però diciamo è vero che senz'altro ora non è che dobbiamo scoprire nuovi modi di essere allineati, soprattutto una cosa è farlo sulla scrivania, l'esperimento è una cosa, dover usare l'intero universo come tuo laboratorio, chiaro? Però io, rispetto ad altri, io ho fatto il mio H-index su quel gamma ray burst 2009, ma io prima di fare scienza, la mia scienza, che poi non me ne frega niente se c'è l'H-index, ma faccio la mia scienza, ci sono messi altri 4-5 di me. Per ora per me sto scrivendo cacca per fare l'H-index. Ora si può essere davvero non galileani e dire io su quel singolo, su quella singola osservazione non solo ci faccio l'H-index, che lo devi fare se vuoi venire, ma ci faccio la scienza, non è permesso, non esiste questa cosa. Quindi però è chiaro che si sta adattando a questa forma, siamo veramente così. Nel caso soprattutto questo, tutto questo per non accettare l'idea che forse a quello però raggiunto, abbiamo raggiunto, siamo prossimi al nostro sito. Io lo accetto, io accetto l'ipotesi. Io accetto l'ipotesi, ma devo morire combattendo, cioè non è che posso fare, vabbè, mi hanno convinto, no, non ho scelta. Nel caso del gamma dei bassi, di che scala di energia stiamo parlando? Perché a me viene in mente, visto che abbiamo citato varie scoperte recentemente, c'è stata la scoperta di Bacher-Chu, cioè le misure, diciamo, che poi del Bacher-Chu, nel caso in cui appunto i famosi modi B, quindi una prima rilevazione sperimentale potrebbe essere di onde gravitazionali che sarebbero interessanti non tanto per, cioè, sicuramente per la critica della teoria dell'inflazione, ma anche perché sarebbe possibile andare a studiare il potenziale del campo prodotto in quell'istante di tempo successivo al Big Bang, e in questo caso stiamo parlando di energie di 10 alla 25 electron volt, quindi energie in cui, diciamo, la gravità quantistica ha effetti considerevoli. Non è detto, questa è una cosa, questa è interessante questa domanda, che però devo tradurre, mi sa, tu sei fisico, giustamente, no, riesco pure.
cioè non lo conosco, però so che uno studente del nostro dipartimento e so che è fisico, ma anche se non l'avessi saputo dalla domanda lo sapevo, però faccio la traduzione. Cioè per gli scopi di quello che ho detto oggi, la cosa interessante della interessante provocazione che mi fa è questa. Diciamo, i gamma ray burst che sono un esempio più chiaro di questa proposta che ho fatto io qualche anno fa e che si sta provando a mettere in atto, sono ad energie che sono lontane dalla scala di Planck tantissimo, sono energie dell'ordine di alcuni GeV, quindi stiamo parlando 19 ordini di grandezza, non 15, ancora di più, 19 ordini di grandezza dalla scala di riferimento. Quindi si paga un prezzo forte, perché stare lontani come energie dalla scala di interesse fa sì che come microscopio fa proprio schifo, però i tempi di propagazione e la qualità dell'informazione scritta dall'esplosione alla sorgente sono tali che quel prezzo che paghi all'inizio con la bassa qualità del microscopio lo recuperi. Ora, interessante, ora c'è molta eco per questa osservazione di Bice, che è di tutt'altra natura, ma che di nuovo rappresenta la sfida di avere accesso a piccolezze o grandezze, piccolezze di distanza, grandezze di energia molto estreme. Lì come microscopio è potentissimo, se vuoi, perché 10 alla 25 elettronvolt sono solo un fattore 1000, sei proprio vicino, un fattore 1000, però non sei tanto vicino, cioè c'è ancora 1000. Chi ti guadagna quei 1000? Niente. Cioè nell'osservazione di Bicep ci sono tante cose interessanti, ma per quello che faccio io probabilmente poi proveremo a trovare la leva, però non si vede la leva, cioè arriva la distanza, no? A me serve, io ho sempre il mio microscopio, sarà sempre una chiacca, nel senso che non avrà mai la capacità di vedere quello che voglio vedere io. Quindi io devo trovare una leva, cioè devo fare, diciamo, il tempo di propagazione di miliardi di anni nella logica della mia proposta è la leva che fa schifo, un microscopio che fa schifo, però è come se amplificasse un'immagine e vedo. Ora lui ha portato un esempio molto interessante, invece come microscopio questa osservazione che lui ci ha ricordato, che è molto recente, lì ci vola un altro premio Nobel probabilmente, quell'osservazione è un microscopio molto più potente di quello che ho usato io per questa proposta che ora viene abbastanza studiata, però non si è trovato, non c'era leva, cioè quindi sei lì già, sembra vicino un fattore 1000 anziché un milione di miliardi, ma se non c'è la leva tu devi vedere, non è che perché altri sono vicino, non vedo niente. Se un microscopio è 1000 volte meno potente di quello che ti serve non vedi niente. Ma che andate a vedere? La leva nei gamma ray bassi in questo caso quale sarebbe? È il tempo di propagazione. Ma che andate a vedere? C'è anche nell'altro caso. Sì, però la qualità del, diciamo, tempo di propagazione alla leva e la qualità dell'informazione scritta, il fatto che è un'esplosione che dura pochissimo, quindi abbiamo proprio un segnale molto piccato, ok? Quindi cioè qualità di informazione che è temporale e la leva che è temporale. Cioè è molto complicato come fare. Ma che vedete? Che andate a vedere? Andiamo a vedere se ci sono effetti temporali inattesi nei tempi di arrivo di questi fotoni. Arrivano questi fotoni dopo un miliardo di anni, viaggiano tutti in gruppo, sono magnifici, altro che, sai, la squadra, io immagino sempre che viaggiano come la squadra dell'Italia, quelli che fanno le acrobazie con l'aereo, come si chiama, le frecce di colore. Questi viaggiano per miliardi di anni tutti insieme, compatti, porca miseria, a me quanto mi farebbe gioco se arrivassero un po' furione, tarron, perfetto, con un miliardo di anni, basterebbe un pochino di disallineamento di quelli e non ci vengo più da assaggio a fare. Ci vengo lo stesso. Senta, ma cose sempre semplici per chi non è più. Gli esperimenti che fanno, cioè la ricerca delle onde gravitazionali che vengono fatte ad esempio con l'esperimento di Hilbert, che aveva anche gli Stati Uniti, possano servire, cioè questi esperimenti servono per tutti, per voi che cercate di studiare questa cosa, per è un altro esempio simile a quello che veniva fatto prima, cioè un esempio di una cosa dove sì, si apre una nuova finestra, ma per la fisica mia è molto difficile pensare che questa finestra possa davvero servire, perché le leggi di fisica che sto cercando di dire
introducendo piccole modifiche a come sono fatte le onde gravitazionali. Questo è una cosa che è davvero quasi automatico aspettarsi. Piccole modifiche a una cosa che noi non abbiamo mai visto. La prima volta che la vediamo, la vedremo rozza rozza, quindi le mie piccole modifiche sono davvero lontanissime. Le mie piccole modifiche, la speranza migliore è che si manifestino in cose che conosciamo bene e misuriamo molto bene. Le onde gravitazionali sono una cosa che in realtà abbiamo evidenza indiretta, come ci veniva ricordato poco fa, ma la prima volta che le vedremo, le intravedremo. Quindi proprio non sono adatte a quello che devo fare io, che sarebbero sempre piccole modifiche. Chiariamo per sempre per te, cioè, non ne sappiamo pochissimo anche delle onde gravitazionali, quindi saperne qualcosa non aiuta. È importantissimo, sapere qualcosa. Però per tante cose della fisica è improbabile che sia una cosa che è l'ultima domanda. Tu prima hai parlato che se in una prospettiva immaginaria uno avesse il microscopio giusto per entrare a fare misure nella zona di Planck, sceglierebbe delle domande da porsi, no? Allora, supponiamo che una di queste domande possa essere la risposta A o la risposta B, ma o se è quella la A o se è la B, il nostro mondo poi rimarrebbe lo stesso? Cioè non è che io posso trovare delle risposte, delle domande per le quali la risposta cambierebbe il mondo in cui sto, alla scala di energia in cui mi posso muovere? Questa è una domanda che si può prendere da tanti lati. Tocca un punto estremamente interessante di questa linea di ricerca in cui sto lavorando. Credo che proprio perché è lunga questa ricerca, si fa da decenni, stiamo lì a girarci i pollici perché i dati non arrivano, è la prima volta che abbiamo delle domande pronte prima di avere accesso. Di solito l'uomo non si è mai facciamo la domanda se il tempo lo condividiamo, nessuno se l'è fatta nell'Ottocento, che non è nella natura dell'uomo questa una domanda così. Noi ci chiediamo se il tempo è uguale per tutti. Molti anni dopo che abbiamo già un sacco di dati che ci stanno dicendo chiaramente che il tempo non è condiviso. Quindi c'è questa peculiarità sulle domande. Quando arriveremo lì, scopriremo le risposte a quelle domande, ma io spero, non io, quelli che ci arriveranno, scopriranno altre domande, che è la cosa più interessante. Forse anche alcune altre risposte ad altre domande, ma anche altre domande senza risposta. È abbastanza automatico. Una cosa che sembra che sia una legge della natura è che però non cambierà quello che scopriamo lì, non è che cambia le osservazioni che abbiamo fatto finora. Spesso si dice quando c'è un articolo sulla mia ricerca, spesso si dice forse Einstein aveva sbagliato. Ma perché Galileo aveva sbagliato? Galileo, guardate che non aveva sbagliato. Cioè la legge di composizione della velocità che vi ho mostrato è molto diversa da quella di Galileo. Ma adesso, oggi, io se devo analizzare come fisico professionista un contesto osservativo caratterizzato A da una certa classe di fenomeni che vengono osservati, ma B soprattutto dalla risoluzione degli apparati di misura che sto usando, se mi trovo in una situazione che talvolta cambia, in cui mi sono nelle condizioni di Galileo, io mica uso quella formula brutta, che è quella bella, ma che mi frega, a me è brutta perché fa faticare. Io uso la formula di Galileo perché funziona bene, bene come ha sempre funzionato in Galileo. Cioè Galileo non è che ha sbagliato perché arriva a Einstein, e Einstein non avrà sbagliato se arriverà a qualcos'altro. Nei regimi, questo è una cosa del filosofo. Io dico solo che è sempre stato così. I filosofi possono dibattere su perché. Alcuni filosofi dibattono su perché è così. Io non lo so perché è così, ma so che è così. Cioè, ogni volta che noi guadagniamo accesso a un nuovo regime della fisica non è che cambia i fatti che abbiamo stabilito nei regimi a cui abbiamo già avuto accesso. Quindi se succedesse probabilmente sarebbe più come scoprire una nuova legge della fisica, nel senso ci sono teorie, ad esempio, in cui le costanti di accoppiamento di cui ho parlato, queste costanti di intensità delle interazioni, che non sono costanti perché dipendono dall'energia della particella, ma potremmo scoprire che dipendono anche dal tempo. Allora questo farebbe sì che l'esperienza che ha fatto Galilei nel suo secolo non si applicano più a un certo punto
ma non sarebbe più come dire che Galileo aveva sbagliato. Nel suo contesto vorrebbero ancora. Quindi non credo che dobbiate immaginare. La domanda interessante è che, ultima di contorno quello che dice lei, è che ogni volta che abbiamo smascherato delle inferenze ingannevoli, per me è un dettaglio, ma so che per il cittadino non può essere. Ogni volta che abbiamo smascherato una inferenza ingannevole, con tempo, con tanto tempo, sono poi sorte delle tecnologie che hanno fatto profitto del fatto che l'uomo aveva smascherato un'inferenza ingannevole e hanno migliorato la nostra vita, a livello di curare i nostri mali, o semplificare la nostra vita in maniera davvero sostanziale. Avendo parlato di saturazione prima, c'è un altro tipo di saturazione, cioè potrebbe essere che la scienza non sta, il metodo scientifico, l'homo galileanis, non sta affatto finendo, la quale io devo scommettere, potrebbe non aver saturato il metodo scientifico, ma aver saturato, diciamo, la fruibilità tecnologica delle conquiste. È un'ipotesi, diciamo, io parlo di due ipotesi legittime. È legittima l'ipotesi che il metodo scientifico stia finendo dal punto di vista della fisica di frontiera, quindi interessa a me, stia finendo il suo corso. Io devo puntare sul fatto che non siano così. C'è un'altra possibilità che bisogna distinguere al primo salotto, c'è un'altra possibilità che il metodo scientifico continuerà a fare nuove conquiste, ma non si replicherà, almeno non allo stesso modo, non con lo stesso livello di successo, la traduzione di queste conquiste della fisica fondamentale in nuove tecnologie che cambiano la nostra vita. Ma c'è una domanda in proposito, se così fosse, già adesso per fare il CERN ci vuole un budget di una nazione almeno. Quando arriveremo a fare di più ci vorrà il budget di tutto il pianeta, allora quindi automaticamente quella ricerca non si farà più nemmeno se non ha un risvolto tecnologico. Io non posso dirvi di darmi i soldi, io posso dirvi se mi date i soldi cosa ci faccio. Questo è molto chiaro, io non entro proprio, mi è molto chiaro che la scienza a un certo punto, già adesso o in un futuro, può essere vista come un lusso, per me non lo è. Però da solo non la posso fare. Sì, è chiaro, io non voglio dirti che io non sono galileiano. Il problema è che forse ci sono altri settori in cui la scienza e la conoscenza scientifica di tipo galileiano può svilupparsi. Sto pensando al moto caotico, sto pensando alla teoria del caos, delle catastrofi, per esempio. Queste sono scelte di politica nelle quali io non entro, cioè non starò a dire se è giusto o sbagliato. Io non sono né autorevole né interessato a dirvi se è giusto o sbagliato finanziare la mia fisica o quella sulla nuova genetica, non sono esperto né interessato a. Dico, se io ho queste idee, chi mi vuole finanziare mi finanzi, diciamo, io questo farò. E hanno una valenza intellettuale che posso difendere, ma non posso né essere autorevole né in realtà tanto interessato a disquisire sul fatto che si debba. Forse se ne parlo con un amico, nemmeno magari la ricerca sul cancro mi sembra più meritevole di fondi della mia, ma non sono io l'esperto, anzi apposta, ci dovrebbe essere un esperto. Rischio io di non finanziare la mia ricerca, perché... Ma in questo nostro secolo, in questi nostri tempi, una disciplina che non sia, cioè una scienza che non sia multidisciplinare, interdisciplinare più che multidisciplinare, e di conseguenza un processo conoscitivo che tenga conto delle altre discipline, come per esempio l'economia, la filosofia, la tecnologia, la matematica, ha ancora senso? Senso, problema etico, non può. No, dico, fino all'altro giorno chi faceva il fisico doveva fare il fisico e mi avrebbe risposto come mi ha risposto lui, chi faceva il matematico avrebbe detto la stessa cosa difendendo la matematica, chi faceva l'ingegnere o il tecnologo avrebbe difeso il potere della tecnologia. E la domanda che mi pongo io è che se in questo nostro secolo, in questo tempo, in questa condizione, diciamo pure etica, ha ancora senso parlare di una scienza che sia fatta da una sola disciplina o basata su una sola disciplina, cioè il fisico che faccia bene il fisico e non si interessi per esempio dell'aspetto economico della sua ricerca, o un filosofo che faccia bene il suo processo filosofico e dice sì, a me però non mi interessa niente del fatto che c'è o non c'è la possibilità di replicare un essere umano. Mi pare
assolutamente fuori registro un pensiero del genere. Però uno scienziato può essere uno scienziato in quello che ha studiato nella sua ricerca. Magari lui può essere. Questo è quello che io contesto. Può essere un politico, non si può, da lui non si può prendere. Tecnologi, non siamo più con Leonardo da Vinci, cioè c'è un problema di specializzazione. Si può pretendere che lui sia anche un. Ma non credo che il problema. Un bravo contabile. La cosa interessante invece al contrario. Un minimo lui si deve relazionare. Giustamente si deve relazionare. Di tutto. E onomiamente a lui se lo calco. Cioè, tornando. Scusate. Tornando al tema della saturazione, molto brevemente, io in realtà la vedo proprio agli antipodi di quello che c'è lei, cioè, a mio avviso, già sapere, sì, è molto di moda fare l'interdisciplinarità perché ci sono i fondi per l'interdisciplinarità, in realtà la direzione in cui stiamo andando, quella vera, quella che capisce uno che la sta facendo sulla frontiera, invece al contrario, sarà sempre più difficile lavorare non solo con i matematici, ma lavorare con gli altri fisici. Pensate che all'inizio del Novecento sapere tutta la fisica era quasi possibile per un uomo. Adesso per me sapere già solo tutta la fisica è già un'affermazione, la fisica nota, è già un'affermazione assurda. Ci vuole una vita di 500 anni per studiare tutta la fisica che sappiamo adesso. Quindi chi fa le cose serie, sì, lo slogan interdisciplinarità, ci sono i fondi dell'Unione Europea, bla bla bla, facciamo l'accordo io e te, ma di fare cose serie, di frontiera, finirà sempre più a essere uno specialista, semplicemente perché l'essere umano non sta crescendo, la mente umana, la lunghezza della vita umana si è allungata, ma io se ora dovessi avere uno studente preparato di fisica come era preparato Maxwell di fisica quando ha fatto lui l'elettromagnetismo, quello studente dovrebbe avere 250 anni solo come tempo per studiare ora quanti articoli di fisica ci sono scritti ora in un anno. Quanti articoli di fisica sono scritti in un anno? In un anno noi scriviamo più articoli di fisica di quanto sono stati scritti in tutto l'Ottocento. Cioè, non puoi sapere se sono più ricercatori vivi di ricercatori morti, più cioè dall'inizio dell'epoca adesso, ce ne stanno più vivi adesso. Quindi c'è una. Credo che c'è. Siamo la maggioranza.